La scuola sorge nel sito della vecchia sede della scuola che è stata danneggiata dal sisma, quindi nello stesso lotto. È stata concepita con i criteri, diciamo, gli ultimi criteri sia dal punto di vista delle norme sismiche che del risparmio energetico e anche della compatibilità, della biocompatibilità, diciamo, dei materiali utilizzati. Quindi è una scuola che si sviluppa un piano, una superficie di circa 900 metri, con 5 aule, 2 laboratori, ampi spazi di ricreativi interni, tutta un piano con attenzione anche alla vivibilità. Le aule sono oltre i 50 metri, i corridoi sono larghi 3 metri, insomma a misura di bimbo, perché in una frazione, cioè 5 sezioni, 5 aule, diciamo, per dare più spazio possibile alle attività anche ludiche di ricreative. È una struttura in legno, a norma sismica naturalmente, classe A, utilizza naturalmente materiali biocompatibili per quanto riguarda gli isolamenti. Attenzione particolare è stata posta anche alla sicurezza, diciamo, con quello che è successo, questo naturalmente ha portato ad amplificare l'attenzione su queste cose, su questo aspetto, e quindi le aule sono munite tutte di uscite di sicurezza, quindi sono collegate direttamente con l'esterno, non ci sono aule soltanto collegate con le partizioni interne, cioè i corridoi, e questo naturalmente permette di avere un collegamento che, diretto verso l'esterno, che per motivi di sicurezza, ma anche per motivi di fruibilità del verde, del parco intorno, che ci sarà intorno alla scuola, naturalmente è ottimale. La scuola è stata abbattuta l'anno scorso, in autunno, dopo una pratica, diciamo, condotta con la sovrintendenza, perché era un fabbricato con un vincolo, diciamo, per l'età che aveva, dal 1922. Però era fortemente danneggiato, di conseguenza si è optato, si è avuto il permesso di demolirla. I lavori sono stati consegnati oggi, il 4 di aprile, ci sono 90 giorni per la realizzazione. Penso non ci sia un particolare problema, la struttura è sostanzialmente molto semplice, monopiano, quindi l'impresa non dovrebbe avere problemi a rispettare i tempi. Si prevede, secondo me, un luglio fine lavori, con la possibilità in agosto di poi provvedere con gli arredi e la messa in funzione della scuola. L'obiettivo che è stato dato a noi progettisti nella stesura dei capitolati eccetera è quello di rientrare in settembre con il prossimo anno scolastico 2014-2015.